il terrenato, non si muore pure il terrenato. Io non lo so come ha fatto il terrenato. Domanda del zio, così passa la gloria del mondo. Avvicinate la santa. E voi fate una benedizione speciale. Domus mea, domus mea, che mi viene la diarrea. Quando seppi del decesso, io scappar volevo al cesso, ma ahimè, non feci in tempo. Che mi vinne la diarrea per lo schianto e lo spavento, e scappai allo letto toi, più veloce del vento, ma non posso dire tutto, che mi scappa lo soggiunto. Ti ci cai su paloletto con le chiappi in pecoroni, c'ha lo gruppo da zipparo dei cimesi dei cordoni. Cino d'acqua, oggio e sero, mu ti fanno lo cristero. I scienziati americani, per ti avvinnere apposta, cu ti ficca la siringa, cu ti ficca la supposta, non ci dia gioiuzza mia, stati cico all'agonia. E li figli e la mogliere che non pigliano ricetto, vanno sempre avanti a rete, mo in cucina, mo allo letto, cu ti porta li satizi, carne fritta e sangunazzo, avete fritto le propuna finché già lo matarazzo. Soprannomo, colaggio tu chiamato, corriamo taccio de chi fai sissiti, corriamo poco molto rispettati, corriamo taccio de chi fai sissiti, corriamo poco. Siamo a San Nicola da Crista, emarginato e disgregato paese delle serre calabresi. Qui, fino agli anni 50, si svolgevano importanti manifestazioni e rituali legati alla tradizione carnevalesca. I festeggiamenti, che duravano per ben 4 settimane e coincidevano col periodo dell'uccisione del maiale, culminavano domenica di Carnevale e martedì successivo dell'Alzata, col trionfo dell'imperatore Carnevale e con i successivi rituali funebri per la sua morte dovuta ad eccessi gastronomici. L'emigrazione degli anni 50, la distruzione dell'economia agricola, la cultura del profitto, hanno modificato o distrutto le vecchie modalità folcloriche. Da qualche anno però alcuni giovani del paese, unitamente ad alcuni protagonisti e farsari del vecchio carnevale, vanno operando un tentativo di recupero di tematiche e forme espressive tradizionali. Carnevale rappresentava l'infrazione della norma e della quotidianità. Esso rompeva, sia pure per pochi giorni, la monotonia e l'uniformità alimentare a cui erano costrette le classi popolari. Nella farsa di Salvatore della Clea, emigrato morbegno, che abbiamo appena ascoltato, vengono per l'appunto sottolineati i temi dell'abbondanza alimentare e del desiderio sfrenato di cibi, soprattutto di carne di maiale. Larga, signora. Le piattine, va, piglia le piattine, va. Sì. Stiamo a crescere tra fede, va. Io fino per le piattine. Come lo facevo io? Non lo so,
carnevale costituiva anche uno spazio in cui era possibile esplicitare la protesta. Le farse rappresentavano appunto uno strumento di denuncia sociale. Le parole dell'anziano farsaro Bruno Galati, detto Bruno De Betta, che toccano alcuni aspetti negativi della vita sociale e amministrativa del paese, si dispongono sulla stessa linea delle vecchie satire contro i ricchi e i potenti. Paese da San Nicola sparpagliato, nessun uomo lo ricoglie più, e come lo pallone, prende tutto, la sparatrappa non attacca più. Si spartirono i paesi come a fette dei meloni, 6 per 9, 27, ma quello ci cazzone dei sindichi. Un si porta lo ciumeglio, ne la stanno per semente, ma la legge può fare quale, non mi guardano amici e non parenti. Il carnevale non svolgeva soltanto una funzione oppositiva e di ribellione. Proprio perché protesta delimitata e definita in un tempo circoscritto, i rituali finivano con l'assumere una funzione di adattamento e di accettazione della realtà. Ribellarsi simbolicamente serviva anche a creare uno spazio illusorio di protesta e contribuiva di fatto a perpetuare il dominio, dal momento che la vita è essenzialmente quotidianità e non spazio eccezionale della festa. Domenico Tallarico, muratore, e Franco Teti, impiegato, entrambi di estrazione contadina, testimoniano, assieme alle altre persone che ascolteremo, di una negatività quotidiana ed esprimono l'inversione di significato che la festa oggi ha subito. Un'esplicita polemica contro la gastronomia delle diete e dei digiuni, altra faccia della medaglia della società opulenta, essi operano il recupero dei temi contadini dell'abbondanza da opporre comunque alla frugalità e alla parsimonia. Ci vuoi parlare della tua vita, del tuo lavoro? Guardia della mia vita. Ho fatto le scuole elementari, fino alla quinta elementare. Poi ho cominciato a lavorare, dopo la quinta elementare, anzi da quando andavo alla quinta elementare, il pomeriggio dovevo lavorare, perché la mia famiglia era una famiglia di 8 persone. Mia madre e mio padre era un contadino, mia madre lo stesso. Adesso siamo 6 persone, due fratelli sono morti e siamo in famiglia, 4 femmine e 2 maschi. Che rappresenta per il carnevale? Perché ti sei vestito in maschera? Per me, guarda, rappresenta una forma popolare proprio che la sento nel cuore, veramente. E te lo dico a te, è una festa che la sento nel cuore, per me carnevale è la più bella festa dell'anno che ci può essere. Ieri eri vestito di mascherato, mi vuoi spiegare di che cosa eri vestito? Io ero vestito in modo tradizionale, no? Siccome tutti, non so, il carnevale, chi parla che gli fa male la carne di maiale, il lardo, le salsicce magre. Per questi ho fatto carne alle varie meo, come te combinaro, a Nutella e sottilette di